5 years ago, I had the idea to set a movie in the Pacific Islands. I had never been to the Pacific, this part of the Pacific, but I had read books that were set there. I had seen paintings that were painted there, and that led me to read Polynesian mythology. Should I be pausing anywhere for you to jump in? Circa 5 anni fa mi è venuta l'idea di ambientare un film in quella parte del Pacifico, nelle isole polinesiane, in quell'area del Pacifico dove io non ero mai stato, dove volevo però ambientare questo film. Avevo visto dei dipinti, avevo letto libri che parlavano di quelle aree, di quelle isole, avevo visto dei dipinti che erano stati realizzati da quelle parti, e quindi mi era venuta l'idea di ambientare un film lì, quindi ho cominciato a studiare la mitologia polinesiana. So Rena, when I read the mythology, I discovered these stories of Maui. He was a great demigod, he was a shapeshifter, he had a mighty magical fishhook where he could pull up islands out of the sea, and he was covered in tattoos that told his story. He seemed seemed like animation would be a great medium to bring him to life, so I shared those stories with Ron, and then we pitched a very simple version of a story that was based on Maui to John Lasseter, and this was 5 years ago. Ho studiato quindi la mitologia e mi sono imbattuto nella storia, nella leggenda di questo semidio Maui che girava con questo amo da pesca, che era un amo da pesca magico e che aveva tutti questi tatuaggi addosso e sulla pelle e che riusciva a realizzare tutte queste cose. Quindi ho semplicemente presentato prima l'idea a Ron, ne abbiamo parlato con Ron, dopodiché abbiamo presentato una versione molto semplice di questa storia a John Lasseter, questo 5 anni fa, perché secondo me la leggenda, questi tatuaggi, questo personaggio si adattavano benissimo a realizzarne un film d'animazione. So John very much liked the world of this movie, and he liked the character of Maui, but as is typical of him, he said you have to really dig deeper and do a lot of research. So out of that, 5 years ago, we went to the islands of Fiji, Samoa, and Tahiti, and we spent 3 weeks on those islands, and we learned a great deal on that trip. Come vi ha già raccontato John, abbiamo parlato, ha presentato questa storia, a lui questa idea di ambientare un film in questa parte del mondo piaceva tantissimo, gli piaceva moltissimo il personaggio di Maui, ma così come è tipico di John, da parte sua lui ha detto bisogna scavare in profondità, bisogna cercare di saperne di più, e quindi ci siamo recati sul posto 5 anni fa, siamo andati lì all'isola di Fiji, l'isola di Samoa e Tahiti, siamo stati lì 3 settimane per fare delle ricerche. I just want to add that we've gone on a number of trips since, continued to go, our cinematographers went, our directors went to the islands, and we also created a kind of a trust from the people from the Pacific Islands, experts in various areas that we checked in with continuously over the 5 years of the making of the film. Devo dire che poi di viaggi in questa parte del mondo ne abbiamo fatti diversi, perché ci sono recati sia i nostri due registi che ovviamente gli operatori, e devo dire che siamo riusciti a stabilire un rapporto di fiducia con le popolazioni locali presenti in questa parte. Quindi devo dire che ogni tanto, periodicamente, abbiamo fatto un viaggio in questa parte del mondo nel corso dei 5 anni di realizzazione del film. Just to add, in terms of things that inspired us, we learned about the history of navigation. These were the greatest navigators the world has ever seen or known. We learned about their deep connection to the ocean. They talked about the ocean as if it were alive and had feelings. We learned about their connection to nature, their connection to their ancestors, and all of that inspired us tremendously. Per aggiungere a quello che è appena stato detto e parlando di quelle che sono state le fonti di ispirazione, ovviamente abbiamo appreso molto circa la storia della navigazione, abbiamo appreso e imparato che queste popolazioni erano i più grandi navigatori che il mondo abbia mai avuto modo di vedere.
Abbiamo imparato il loro profondo legame, il loro stretto legame con l'oceano. Per loro l'oceano è come un qualcosa, come se fosse vivo, che quindi come se avesse dei sentimenti. Abbiamo appreso e imparato quello che è il loro forte legame con la natura, con i loro antenati. Queste sono state per noi tutte fonti di ispirazione. We heard music everywhere we went. There were songs of greeting and welcome, there were songs of farewell, there were work songs. So we knew we wanted to incorporate music into the movie. It really fit with this world. So it was actually Osnat who, in our research of Pacific Island musicians, she found Opetai Pua'i, wonderful musician who has a band, Te Waka, which really provided the roots music. Can I keep going? And then added to him, we had Mark Mancina, who worked on The Lion King, who helped in The Lion King wed the African music of Le Bohème to the storytelling songs of Elton John. Mark also served that purpose in this movie, and he took Opetai Pua'i's music and really helped wed it to Lin-Manuel Miranda, whom we met in New York 3 years ago. Before, in the United States, there's a phenomenon called Hamilton that he's involved with. This was before Hamilton was staged. We met many different lyricists, and Lin impressed us the most. He was the most eager, the most excited, most full of ideas, and he had done a musical, In the Heights, which went from Spanish back and forth to English, and we thought that would be a good model because we wanted to go back and forth between Pacific Island languages and English. So you can answer this, and then you can pick up the second question. Quando ci siamo recati sull'isola, quando siamo andati in quest'isola, comunque ovunque andassimo, ovunque ci girassimo, sentivamo musica, si sentiva musica suonare da qualsiasi parte. Erano magari canzoni che erano canzoni di benvenuto, canzoni di saluto, oppure canzoni di addio. Quindi sin dall'inizio abbiamo deciso che volevamo inserire la musica nel nostro film, e poi Osnat ha fatto tutta una serie di ricerche per quello che erano i musicisti locali. Abbiamo incontrato il musicista che poi ha scritto parte delle musiche e che ha una sua band, e poi abbiamo conosciuto Mark Mancina, abbiamo coinvolto Mark Mancina, che aveva già lavorato a Re Leone e che era riuscito in un certo senso a creare un po' il ponte tra quella che era la musica, nel caso del Re Leone, la musica degli autori africani, dei musicisti africani, e la narrazione, il racconto della storia tramite Elton John. E quindi abbiamo voluto inserire perché volevamo questo collegamento, e poi abbiamo incontrato Emmanuel, che abbiamo incontrato 3 anni fa a New York, quando ancora però non era famoso, perché ancora adesso è venuto fuori il fenomeno Hamilton, ma prima che Hamilton venisse portato sulle scene, quindi non ancora aveva avuto quel grande successo. Noi l'abbiamo incontrato, l'abbiamo coinvolto, e poi abbiamo incontrato anche molti parolieri che hanno dato una grandissima mano. Lui poi è stato molto utile proprio perché aveva già lavorato facendo questo passaggio, in quel caso dalla lingua spagnola all'inglese. Era questo quello che noi volevamo, un continuo passaggio dalla lingua, dalle canzoni in lingua locale all'inglese. And we're very excited about Lin being involved with The Little Mermaid. It was one of his favorite movies growing up. He grew up very inspired by the music of Howard Ashman and Alan Menken. In fact, he named his son, who was born about 2.5 years ago, he named Sebastian. So who better to be involved with The Little Mermaid? E poi la cosa che mi ci è piaciuta molto è che lui era estremamente interessato, innamorato, era cresciuto, era appassionato della Sirenetta, era cresciuto con le musiche di Ashman e di Menken, quindi appunto tale che 2 anni e mezzo fa, quando è nato il proprio figlio, lo ha chiamato Sebastian. Quindi chi meglio di lui avrebbe potuto partecipare alla stesura delle musiche? With the ocean being a character in the movie and having a personality, the challenges were enormous. Fortunately, we have some very talented, brilliant people at the studio. When we presented the story ideas and asked them, how do we do this? Their first answer was, we don't know, we've never done anything like this before.
which is a little scary, but they said, we will figure it out. And after a lot of testing and a lot of development, they did figure it out. But it was very complicated, and it involved combining effects animation, which do the lava and the water and the smoke, and character animation, who do the characters, combining those in a way that had never been done before. E anche Tekka per noi è stato ovviamente difficilissimo da realizzare, e ovviamente l'oceano, l'acqua. Noi quando abbiamo deciso di realizzare questo tipo di film con questi personaggi, ci siamo resi conto che era una grandissima sfida, una sfida enorme. Fortunatamente abbiamo all'interno degli studios delle persone di grandissimo talento. Quando siamo andati a raccontare, a presentare la storia, a presentare l'idea, abbiamo chiesto loro come pensate di risolvere questi problemi, e la risposta è stata non lo sappiamo, il che ovviamente ci ha fatto un attimo paura, però poi ci hanno risposto che avrebbero cercato di lavorarci su, di elaborare un modo per affrontare questi problemi, per cercare di risolverli, e in effetti vari test che sono stati fatti, vari sviluppi, sono riusciti a capire come affrontare queste realizzazioni così complicate. E quindi c'è stato un mix, abbiamo combinato quella che era l'animazione in termini di effetti speciali con l'animazione relativa ai personaggi, quindi gli effetti speciali, l'acqua, la lava e il resto, con l'animazione relativa ai personaggi, e siamo venuti fuori con questo risultato. Ok, when we went to the islands 5 years ago, we sailed with the Fijian navigator and fisherman named Angel. And he treated the ocean like it were alive. He sort of petted the ocean, and he said, you've got to speak gently to this ocean. He treated it like it was living, breathing, had feelings and emotions. So when we came back, we both thought, we have to make the ocean a character. It really seemed like the people on the islands treated it like we're alive. We should do that likewise. And of course, we had done the carpet in Aladdin, which had no face and had no voice, but still you got its emotions. So that was the challenge we set ourselves. How can we make the ocean show what it's thinking and what it's feeling? It seemed unique to Disney, and we thought it would be a great use of animation to do that. Quando 5 anni fa ci siamo recati presso queste isole e abbiamo avuto modo di incontrare varie persone, ne abbiamo incontrata una in particolare che veramente trattava l'oceano come se fosse una persona, un essere vivente, parlava con tono gentile e soft all'oceano, lo accarezzava quasi e lo trattava come appunto un essere umano che respirava, che aveva emozioni, che aveva sentimenti. E quindi quando abbiamo poi, andando avanti nella redazione del film, abbiamo detto dobbiamo trattare l'oceano esattamente come se fosse un personaggio, e già in Aladdin avevamo realizzato il tappeto volante, che pur non avendo faccia, non avendo volto, non avendo voce, però esprimeva le emozioni. Quindi abbiamo cercato di affrontare questa sfida cercando di realizzare l'oceano come un vero e proprio personaggio.